Emergenza coronavirus, il Policlinico di Monferrato si attrezza e arriva la prima ambulanza no Covid, meglio anti-Covid. Come funziona, direttore Sorrentino? Allora, questa ambulanza che abbiamo acquistato grazie alla collaborazione con la Regione, con l'assessorato alla sanità e l'ATS, consente di avere due importanti dispositivi. Uno per l'assistenza al paziente, cioè dotati di tutte le attrezzature più moderne per le cure in emergenza al paziente, in più un sistema di trattamento dell'aria, purificazione, filtrazione dell'aria e di creazione di un sistema a pressione negativa che mette a riparo gli operatori da possibili contagi. Quindi se a bordo dell'ambulanza sale un paziente che è positivo al Covid e non si sa ancora, il paziente non potrà mai contagiare gli operatori presenti? Esatto, qualsiasi malattia infettiva contagiosa, che può essere dal banale raffreddore al Covid o a Ebola, può essere trasportato in questa ambulanza con la massima sicurezza da parte degli operatori di non essere contagiati. Ovviamente ha avuto un costo, quanto è costato e soprattutto quali sono i servizi all'interno e quanto costa mantenerli? Ma guarda, il costo di questo sistema di purificazione dell'aria rispetto al costo dell'ambulanza si aggira intorno a un incremento di 10-15 mila euro. L'anno? Sì. Non l'anno, l'acquisto. Poi c'è il costo della manutenzione, ma quella è poca roba all'anno. Diciamo che il gioco vale la candela, assolutamente. Una sola ambulanza anti-Covid, certo, è un primo passo, ne servirebbero magari di più. Ma infatti noi ne acquisiremo la seconda nei prossimi giorni. Poi ce ne sono, diciamo, in allestimento sempre a Cagliari, almeno una ventina che verranno distribuite all'interno della regione.